decimo compleanno per Mi illumino di meno, a cui la città e i cittadini hanno partecipato. In che maniera la città di Ravenna? Dunque, quest'anno con diverse iniziative, qui in piazza insieme a Cooperative Impronte e Chirecò festeggiamo all'insegna del vin brûlé, della merenda e dei giochi e delle illuminazioni con i LED, oltre al simbolico spegnimento della piazza che, come tutti gli anni, facciamo nell'orario dalle 18 alle 19 proprio in concomitanza della trasmissione. La città sta partecipando anche con altre iniziative, perché in questo momento ai giardini pubblici gli esperti del planetario stanno predisponendo un'osservazione del cielo per i cittadini gratuita fino alle 20, e al teatro, al museo Natura ci sono delle visite, saranno predisposte delle visite a luci spente muniti di torcia con l'illuminazione predisposta solo all'interno delle bacheche, quindi in un'atmosfera un po' misteriosa e con giochi un pochettino rivolti ai bambini che evocano il mistero e i racconti del buio, della poca illuminazione, delle cose antiche. È bella la partecipazione che c'è, ma soprattutto sono state belle anche le partecipazioni che si sono via via raccolte da parte degli esercizi commerciali, che da adesso in avanti faranno fino a una certa ora aperitivi al lume di candela. Quindi tante adesioni, quindi vuol dire città unita in questa ricorrenza che vuole ricordarci che dobbiamo risparmiare la nostra energia elettrica e spegnere la luce un po' più spesso. Tante iniziative, tante persone hanno anche aderito a Mi illumino di meno, spegni la luce, accendi il cuore, qui in Piazza del Popolo. Sì, oggi eravamo qui appunto per festeggiare il risparmio energetico, in particolare con attività di laboratorio e di sensibilizzazione proprio sulle tematiche di efficientamento energetico. Abbiamo spento simbolicamente la piazza per un'ora, grazie alla collaborazione con il Comune e l'amministrazione, e abbiamo fatto delle attività grazie all'associazione La Lucertola per i bambini, con materiale di recupero, quindi dei vasetti di vetro e delle candele, delle lanterne colorate. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.